almeno ad Alessandro Spina e a Dolorosimo. Vi ringraziamo di cuore per ricordare questa giornata insieme, proprio nella Roma. Passo la parola al nostro sindaco. Buonasera a tutti, io sono lieto di portare il saluto mio personale dell'amministrazione comunale e della città di Soveria a questo evento che è stato organizzato e che testimonia il legame profondo che c'è tra la nostra comunità e la squadra della Garibaldina. Porgo un saluto doveroso e ringrazio le vecchie glorie del Catanzaro che con la loro presenza impreziosiscono questa giornata e questo evento, così come saluto le vecchie glorie della Garibaldina che per la verità, come dicevo prima, sono sicuramente delle glorie ma non tanto vecchie, tranne qualche eccezione, e comunque fanno da contorno ad oro i bambini della scuola calcio. Questo evento vuole ricordare sicuramente Angelo Colosimo, che a parte per me è stato anche un collega di lavoro e quindi ne conservo un ricordo particolare, che per tanti anni è stato un giocatore della Garibaldina e poi allenatore per tanti anni, così è ricordato, scomparso prematuramente, così come Sandro Spina, che è venuto a mancare inaspettatamente qualche anno fa. Ma insieme a loro ci sono anche tanti altri giovani o ex giovani che non ci sono più e che non possono in questa giornata così, ecco, fare parte delle vecchie glorie che avremmo, ma idealmente li teniamo qua nel nostro cuore insieme a noi. L'anno scorso, proprio in questi giorni, ci fu la presentazione del libro di mister Filippo De Cello sulla storia della Garibaldina. Mi piace ricordare una cosa che ha scritto Emilio Chiodo, mi pare nella postfazione, dove diceva che il legame tra la squadra di calcio e la nostra comunità è un legame del cuore, e così è, e la presenza di tante persone qui oggi testimonia proprio questo profondo legame. Quindi grazie a voi, grazie a tutti per essere presenti, e passo la parola a voi. Grazie signor sindaco, grazie a tutti voi, mi associo ai saluti del nostro sindaco e gli organizzatori che ringrazio hanno chiesto di iniziare questo memorial con un momento di preghiera, con un momento di ricordo, in suffragio e in ricordo particolarmente di Angelo e di Sandro, ma anche di altri che nostri amici che ricorderemo. Allora ci disponiamo nel cuore per questo breve momento di preghiera che ci consentirà nella fede di unirci a noi che siamo sulla terra, al cielo dove sappiamo che sono i nostri cari amici. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, ascolta la nostra preghiera. Noi che siamo qui riuniti nelle virtù e la realtà dell'amicizia, conservaci sempre sotto la tua grazia mentre preghiamo per i nostri cari amici Angelo e Sandro. Tu che li hai donati a noi come persone care e amiche, concedi anche a noi di poter vivere nella stessa amicizia e sentire la loro presenza nella comunione dei santi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, noi i nostri debiti, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi e nel tempo stabilito, ora stento, si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi
perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Parola di Dio. Ci mettiamo seduti. Ecco, questo brano, tratto dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, ci dice tre cose. La prima cosa è una cosa molto ardimentosa, una cosa molto forte, perché dice che la speranza non delude. Ecco, chiunque si accinge in un'opera buona, chiunque si accinge nel far qualcosa di buono, chiunque si accinge a far qualcosa che deve restare di importante, ecco, è animato dalla speranza. Ed è animato dalla speranza di che cosa? È animato dalla speranza del bene. Potremmo dire che è animato anche dalla speranza di vincere. Potremmo dire che è animato anche dalla speranza che la sua opera riesca e riesca bene. E così ogni giocatore che scende in campo ha sempre una speranza, ed è la speranza della vittoria, è la speranza di riuscire, è la speranza di non deludere, è la speranza di farcela. Ma anche noi che camminiamo e che viviamo quotidianamente sotto questo cielo, siamo animati e abitati da una grande speranza, ed è una speranza che noi non basiamo su noi stessi, sulle nostre forze, ma è una speranza che noi poggiamo in Dio. È proprio come se il Signore ci chiedesse e ci dicesse: continua a sperare, perché sperare in Dio non delude. E poi c'è una seconda immagine, c'è una seconda idea che ricaviamo da questo brano della lettera di San Paolo. Il fatto che per una volta, ecco, i nemici sono stati conciliati. Il calcio, per noi, che è una delle forme, potremmo dire, madri della nostra attività sportiva, con buona pace di tutti, per il coinvolgimento come dire, identitario e storico che riesce a donare, che riesce ad offrire, ecco, in realtà ha una possibilità, quella di saper riconciliare, quella di saper unire persone che sono lontane, persone che sono diverse, persone che, ecco, sono, possiamo dire, divise su tante cose, però almeno su questo ci si può trovare. E allora sì, anche giocare e vivere una partita di calcio e vivere da calciatori significa poter creare e vivere delle amicizie, ovvero dei rapporti. Se questo è vero per noi uomini, per noi donne, è anche vero che è proprio, come dire, vale anche proprio per Dio, perché Dio ci considera non alla stregua di creature, non alla stregua di servi, ma ci considera profondamente come amici. E infine, la terza immagine, che è la gloria. San Paolo ci dice che noi ci possiamo gloriare in Dio. Ovvero, San Paolo ci dice che noi abbiamo un valore aggiunto, e il valore aggiunto che riesce a donarci luce, il valore aggiunto che riesce a, come dire, a rendere più salda la nostra speranza, il valore aggiunto che riesce a vincere le inimicizie, a costruire delle amicizie, è la gloria, ovvero questa luce che abita dentro di noi e che è semplicemente questa verità, ovvero che noi siamo figli di Dio. È vero che nel linguaggio calcistico si parla di vecchie glorie, no? del Catanzaro, vecchie glorie della Garibaldina, e quindi che saluto e che ringrazio, perché è un bel momento a vivere insieme. Però tutti concorderete con me che una gloria non è mai vecchia, cioè una gloria, una volta che è gloria, resta gloria. Le glorie se devono finire e non sono glorie, invece le glorie, una volta che sono glorie, restano glorie.
Allora, la gloria che Dio ci dona è qualcosa che resta in eterno. E come i nostri giocatori sono orgogliosi di sentirsi chiamare glorie e del Catanzaro e della Garibaldina, e noi siamo orgogliosi di poterli guardare, di poterli vedere, perché sappiamo che è un valore ed è una luce ed è una gloria che non passa. Allora, la gloria che non passa, che resta in eterno, la gloria che è davanti a Dio, ecco, è quella che noi sappiamo e speriamo per Angelo e per Sandro nel cielo, perché è la gloria grande di Dio, ma è anche la gloria che noi ci auguriamo e che preghiamo e che vogliamo sia davvero eterna, anche per Cardamone Gioacchino, per Costanzo Ettore, per Costanzo Gino, per Cerra Antonio, per Grattarodi Antonio, per Bianco Giacomo, per De Grazia Mario, per Costanzo Zio Gino, per Villella Gino, per Totino Piero, per Bevilacqua Giuseppe e per Tramonti Pino. E allora, augurando a questi nostri amici che sono davanti a Dio di godere della gloria che non passa, di godere della gloria di Dio, preghiamo allora con affetto per queste persone a noi care. E diciamo insieme: ascoltami, Signore, Dio dei viventi. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida senza acqua. Ascoltami, Signore, Dio dei viventi. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Ascoltami, Signore, Dio dei viventi. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come l'autoconvito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Ascoltami, Signore, Dio dei viventi. Se penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Ascoltami, Signore, Dio dei viventi. Concludiamo questo momento di preghiera con l'ultimo suffragio e la benedizione. E che questo nostro incontro, che questo nostro incontro di glorie, ecco, sia immagine di che cosa? Sia immagine dell'incontro della luce che ognuno di noi vive quotidianamente, perché è custodito ed è protetto dal Signore. Ci mettiamo in piedi. O Signore, ascolta la nostra preghiera, essa sia di aiuto alle anime dei nostri amici che oggi ricordiamo e per i quali noi ti preghiamo. La tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Se possibile, però una foto me la voglio fare.